Sconfitto e fischiato, il Cerignola perde in casa contro il Monterosi, arrivato al Monterisi da ultimo della classe e scivola in decima posizione. 1-2 finale. Succede tutto nel primo tempo con il doppio vantaggio laziale all'alba e il centro di Capomaggio al 40esimo. Nonostante l'espulsione di Piroli in avvio di ripresa, l'Audace non sfrutta la superiorità numerica e incassa la sesta sconfitta stagionale e al fischio finale la società indice il silenzio stampa. Le formazioni Tisci senza D'Andrea si affida al tandem d'attacco Vutai Malcore supportato da Leonetti. In regia c'è Capomaggio in un 4-3-1-2 che ha al centro della difesa il duo Allegrini-Gonnelli. Disposto da Scazzola con il 5-3-2 davanti ci sono i muscoli di Eusepi e Vano, a sinistra Gavioli si fa preferire a Crivello. 90 secondi e il Monterosi passa in vantaggio. Schema su punizione, Gori sul secondo palo pesca Piroli che di testa indovina una traiettoria in grado di beffare Barosi. 0-1 al Monterisi. Sotto nel punteggio il Cerignola inizia a mettere le tende nella metà campo avversaria, ma negli spazi il Monterosi sa far male e lo dimostra al 14esimo. Maglie larghe nella difesa giallo-blu, in tre tocchi il pallone arriva a Eusepi che si coordina e calcia con il sinistro. Barosi battuto, pallone nel 7, doppio vantaggio laziale. Chance poi sul sinistro di Tascone che controlla un rinvio della difesa al limite e calcia al volo, alto di poco sulla traversa di Forte. Con il passare dei minuti la squadra di Tisci prova a reagire alzando il baricentro ma senza lucidità. A riportare il Cerignola in partita è il goleador che non ti aspetti, Galo Capo Maggio. Punizione tagliata di Sainz Mazza, il numero 5 anticipa la concorrenza di testa e batte forte per l'1-2, secondo centro in 4 giorni per il centrocampista. Tensione in campo e la direzione di gara dell'arbitro Milone di Taurianova lascia discutere, ne fa le spese Ivan Tisci. L'allenatore del Cerignola viene espulso al 42esimo per proteste reiterate. Si riparte senza sostituzioni e con il Cerignola all'attacco. Su un cross la difesa ospite pasticcia e Tascone si trova il pallone buono per il 2-2, forte in uscita un muro e gli sbarra la porta. Slide indoor della partita al minuto 9, Vutai si avventa su un pallone in profondità e supera nello stacco Piroli che lo stende al limite dell'area. Per l'arbitro nessun dubbio, rosso per il capitano del Monterosi e ospiti in 10. Scazzola si copre passando al 5-3-1 con Tartaglia per Eusepi e Fantacci per Scarsella. Cambia anche il Cerignola, Bianco e Ruggero per Gonnelli e Leonetti, poi tocca anche a Rizzo e Lombardi. Nel finale il Cerignola non riuscirà ad andare oltre una serie di cross controllati dalla difesa avversaria e si perderà nelle proteste nei confronti dell'arbitro, beccato anche dal pubblico del Monterosi. I fischi per Milone si trasformeranno poi in fischi all'indirizzo della squadra, chiamata a ripartire domenica prossima dalla trasferta di Latina.